Maurizio Lobartolo, una storia particolare, la sua, quella di un atleta, un istruttore di arti marziali che da anni combatte contro una malattia, ma che di questa malattia, diciamo, ha fatto solo un contorno. Ci racconti la tua storia? Sì, io sono nato con la retinite pigmentosa e ho sempre praticato arti marziali e jiu-jitsu. E poi nel 98 ho avuto un calo degenerativo della mia vista che purtroppo mi ha portato alla ipovisione grave e sono classificato cieco assoluto, ma nonostante tutto la mia patologia va avanti e sto insegnando a tutti i miei compagni di squadra a non avere paura del buio e riuscire a sconfiggere le paure e andare avanti. Ecco, Maurizio, tu non vedi sostanzialmente, però continui questa attività di arti marziali, lo fai da istruttore, stai insegnando anche ai tuoi ragazzi a non avere paura del buio, vero? Certo, certo. Io vedo ombre e sagome, io ho la retinite pigmentosa, che è una malattia molto rara che può portare alla cecità totale. Fortunatamente non sono proprio totale, però le sagome le riesco a vedere. Io nella mia palestra, che la mia palestra è della Polisportiva Pro Palmaro, che è diretta dal mio maestro Massimo Baldin, colui che mi ha cresciuto dall'età di 9 anni, e grazie a lui stiamo raggiungendo grandi obiettivi con tutti noi e con l'aiuto e il supporto della mia squadra. Sei cintura nera, un traguardo che hai raggiunto circa un anno fa e nello stesso tempo stai progettando anche nuovi programmi per il futuro e da qualche tempo riesci anche a combattere contro i vedenti. Hai avuto questo permesso, diciamo? Sì, sono contentissimo, lo dico con tanto orgoglio e devo dire grazie al responsabile dei Master Liguria, il maestro Armando Bettori, che grazie al maestro Rosario Valastro e grazie soprattutto al, lo voglio sottolineare, al mio maestro Massimo Baldin, che mi sta dando la forza e la carica di non avere paura. E ho appena fatto una gara e trofeo della lanterna, ho combattuto con i vedenti e sono soddisfatto, orgoglioso, è andata bene, è andata. Maurizio, i tuoi ragazzi ti seguono, qual è il rapporto che hai con loro e soprattutto che cosa riesci a trasmettere loro? A loro riesco a trasmettere la mia forza, la mia volontà, perché loro vedono me che vedendo sagome riesco a fare tante cose, tante tecniche e giustamente dicono se ce la fa lui ce la faccio anche io, e questo per me è un grande traguardo. E infatti nella nostra società sportiva ogni tanto effettuiamo anche degli allenamenti duri e soprattutto a occhi bendati, in modo che i nostri ragazzi riescono a muoversi meglio anche loro nel buio. Ringraziamo per essere stato con noi a Blog Caffè Liguria Talk Maurizio Lobartolo, istruttore di arti marziali e non vedente, ma appunto una grande esperienza, un grande esempio il suo. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, grazie mille.